Buonasera a tutti voi, siamo in diretta su Twitch. Ben ritrovati, bentornati per un appuntamento molto 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 importante. Oggi abbiamo due ospiti in particolare. Ci siamo, è iniziata Inter-Juventus. Ricordiamo le formazioni. L'Inter gioca con il tridente difensivo veramente titolare e affidabile, formato da Acerbi, De Vrij e Darmian. Darmian, eroe di Oporto, ha fatto una partita ad Oporto che mi ricordava Cannavaro a Dortmund in Germania-Italia. Ve la ricordate bene quella partita lì? Un po' esagerato. No, io non esagero mai, Ciala. Ciala per Bare. Bare può provare a tirare. Chiudi. Bare bravo, parata! Primo a fondo dell'Inter, respinge Szczęsny in calcio d'angolo. Bella staffilata da fuori area di Nicolino Barella. Ha provato a tirare, tiro obiettivamente molto centrale che Szczęsny ha respinto senza grosse difficoltà. Palla dentro a cercare Lukaku. Lukaku si gira, la fida ancora Lukaku. No. Bello dentro! Parata di Szczęsny, miracoloso su Barella. Miracoloso su Barella. Grande di Marco Szczęsny. Dolorante. Ma gliel'hai sparata in bocca, figliolo mio. No? Vai sul... Kostic, attenzione, può provare a tirare. Sì, Pippo! Che te l'avevo detto? Pippo! Primo, mezza occasione, gol. Pippo! Del resto, però, Barella. Amico grande mio, Pippo! Loro sanno tirare in porta, noi grande Pippo. No, perché loro hanno un'occasione, la buttano dentro, noi invece, Storari pure, che alla Juve era il quinto portiere. O non in versione parata laser. Ai. Tutto buono? Sì, purtroppo sì, stranamente tutto buono. Qua, Darmian fuori posizione, lascia tirare Kostic che bravissimo, poi prende la Kostic, mira. Kostic, bravissimo. Silent check, eh sì, perché forse la Rabiot la tocca col braccio. Che arrabbiata, devi tagliare queste cazzo di mani. Eh sì, perché se la tocca a me, allora. Steco andrà al VAR, quindi, perché il tocco di mano è una roba opinabile, mentre se fosse fuori gioco, cioè, non starebbero neanche certo, a perdere certo, tempo. Certo. Vediamo. Sì, è mano. Sì, no, sì. Questa è mano, ragazzi. Palese. Ragazzi, questa è mano. È mano. Questa è mano. C'è poco. Ragazzi miei, VAR. Ma cosa c'entra quello di Vlahovic? C'è quello di Rabiot che devi vedere. A meno che non stanno valutando per qualcos'altro. Vediamo. Mano, ok. C'è cover. Come gol? È buono? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? È venuto dopo! È gol! No, ragazzi, non è parola! No, sì! Non è parola. Grandi! Basta, me ne vado! Bravo! Me ne vado! Vai, falla tu! Falla tu, perché io faccio le live legali! Io non faccio... Live con cose illegali, ragazzi miei. No! Bravo Sulè! Ma tira! Ma che fai? Tira, porca troia, tira! Sì, ora inizia... Ma dai, ragazzi, Barella ammonito! Era, te la stavi cercando però! È da mezz'ora che continui a arrabbiarti e basta con gli arbitri! Fai qualcosa in campo però, tesoro mio! Capisco il nervosismo perché quello è un errore arbitrale gravissimo! Perché quello se non è fallo... No, cazzo, questo è fallo netto però, sì, sì. Porca sì. Puttana! Sì, quello che... Però, posso capire... Però se tu urli, non risolvi niente! Se urli e basta! Fare cross dentro a cercare Lukaku. Fuori, era andato a saltare Lukaku ma non ha trovato la porta. È finito il primo tempo. No, finisce il primo tempo. Inter 1, 7 minuti di recupero. Dai, ragazzi miei. Ah, è ricominciato il secondo in tempo questo intanto. Così debotto. Senza senso. Debotto, è ricominciato il secondo tempo. L'Inter che inizia e attacca esattamente nella stessa maniera con cui stava giocando prima. Ci sono stati cambi? Ma figurati. Assolutamente no. Guarda, Inzaghi prima di fare i cambi deve aspettare che cada una bomba atomica su San Siro.
Dai, dai, no, ta- no, tira! No. Ma mortacci tua, come la stoppi! Bravissimo! Come la stoppi! Dai, rimessa pure dal fondo. Ma come l'ha stoppata, Cialanoglu, fratello mio? Fratello mio, stoppala in modo decoroso lì che potevi tirare a botta sicura, amico mio. Dai, forza Dumfries, forza, mettila bene. Bravo Gatti. Bravo Gatti. Mamma mia. Donna, questo bellissimo. Conto. Ma non capisce. Bellissimo. Vai, vai Pippo. Costi. Vai Pippo. Contropiede, un contropiede dietro l'altro. Mamma mia. Vai Pippo. Vai Pippo. Oh, mamma mia, la mia reazione è tipo ritardata. Quello non capisce che se difende così ne prende 10 con la Juve. Ma sì, un pirla, davvero un pirla. Oh, adesso al 78, all'80esimo è entrato Correa. Cosa? È entrato Correa. Cosa, che opinas Simone di Correa che entra? Che opinas? Non hai niente da dire. Questo ci fa gol sicuro. Sì, è più facile che io diventi, non lo so, il presidente della Repubblica, piuttosto che Correa faccia gol oggi. Dai, bella noia. Dovremmo essere noi a parlare male in casa. Dai, cross dentro a cercare Brozovic. No, no. Attenzione. Ci vorrebbe un bel gol in contropiede della Juve, così ammazza la partita. Dai, cross dentro! Correa, non fa un cazzo di nulla. Dai, buona. Mkhitaryan. Fuori. Mamma mia. Porca miseria. Ma pigliasse la porta una volta. È finita. Il derby d'Italia è bianco-nero. È finita. Sì, ha tirato in porta, però ragazzi, nel secondo tempo sono andati più vicini loro al 2-0 che noi all'1-1. No, infatti. Questo è un dato di bisogna fatto. Bisogna essere onesti. Poi che l'errore arbitrale sia evidente è sotto gli occhi di tutti, perché annulli quel gol 0-0 e poi non so come va a finire. Però ragazzi, gol non gol, l'Inter anche prima del gol di Kostic, che è un errore arbitrale, ripeto, non stava giocando bene. Giocava in maniera caotica. Questa è una squadra che gioca in maniera confusionaria, caotica, senza una logica, senza raziocinio. Non sa, non ha giocatori capaci di saltare l'uomo. E non a caso sei a 20 punti dalla prima. E grazie a Dio, l'unica nostra fortuna è che abbiamo delle concorrenti che fanno peggio di noi. È vero. Rosso ad Ambrosio, ma sì, ma tanto finisce così sta partita. D'Ambrosio, rosso, c'è o non c'è? Quindi, non penso cambi di gran lunga. Come sento, se ci ridanno i 15 punti, siamo più 6 sull'Inter. Ma non ve li, allora, non ve li ridanno i 15 punti. Beh. È più facile che mi ridiano a me la patente, lo sai. Ragazzi miei, è stata una serata dolorosa. Io ringrazio Giada per essere venuta. Grazie per... Ringrazio il signor Cassarà. Grazie a che te, oltre ad essere ad aver partecipato alla live ha fatto pure un sugo. Grazie che ora per essere mi tocca andare a mangiare. Ciao ragazzi, ci si vede alla prossima. Ciao.